Buongiorno, eccoci qua puntuali per una nuova puntata della cucina di Teleponte. In questo venerdì di novembre ci apprestiamo a cucinare qualcosa di molto buono e lo facciamo in compagnia della nostra Vittoria Iaderosa. Bentornata Grazie, Vittoria. grazie. Allora, bella, frizzante come sempre, con questo taglio particolare, Sì, un po' trasgressivo, un po' diciamo. trasgressivo, fai vedere un po', È mettiti, un po'. eccolo lì. Ma adesso va molto di moda, Sì. eh? Mi piacerebbe anche a me usare, ma io non Certo. riesco molto ad essere così trasgressiva. Mi piace molto però vederlo negli altri, Negli nei altri. giovani, del resto poi ogni cosa ha la sua età. Ecco, Ovviamente, certo. tu sei molto giovane, 22 anni, 22 anni. corretto, quindi giustamente ti devi divertire anche con i capelli, mi sembra più Come che giusto. E poi naturalmente ti diverti, si fa per dire, ai fornelli. Sì. Che cosa ci prepari quest'oggi? Allora, oggi farò due piatti. Farò una parmigiana di melanzane. Siccome l'altra volta mi hai detto che ti sarebbe piaciuto che io appunto facessi un piatto della mia tradizione, però la rivisiterò un po', cioè la farò un po' in chiave moderna, leggermente più salutare. Bene. E poi farò uno spaghetto in bianco con delle cozze e dei pomodorini confit. Poi ti dirò. Perfetto. Ricordiamo qual è la tua tradizione per chi non ci avesse ascoltato nella puntata in cui sei stata ospite. Tradizione napoletana. Napoletana, capito? Oh, perché noi siamo anche extra regionali, quindi giustamente ci piace anche conoscere le specialità delle altre regioni italiane, ma siamo andati anche fuori confini italiani, addirittura abbiamo cucinato colombiano, se non erro, abbiamo anche di dov'era quell'altra signora, Simone? Chiedo al nostro Simone Dosanio che è presente in tutte le puntate. Insomma, abbiamo varcato i confini davvero È Venezuela, sempre ecco, bello. venezuelani, insomma, andiamo anche molto oltre. E abbiamo cucinato anche brasiliano. Insomma, ne abbiamo fatti di Ottimo. tutti i colori. Ci manca il Sì. giapponese, faccio un appello ai nostri amici a casa, se c'è qualche giapponese o cinese che magari ci vuol cucinare un po' esotico, noi siamo qua. Benissimo, come partiamo? Allora, possiamo partire prendendo le melanzane che io ho praticamente tagliato in modo omogeneo Sì. Sì. dello stesso spessore E per poi passarle. hai tagliato anche la parte Sì, circostante. Oh, questa è una tua, diciamo così, invenzione? Oppure effettivamente nella melanzana va tagliata la parte viola, no, per non, di intenderci? solito non va tagliata, però io per questa ricetta ho preferito tagliarla in questo modo per conservare, diciamo, la morbidezza della melanzana, poiché il contorno, ovviamente la buccia è più Giusto? dura, diciamo. Visto che, intelligente la ragazza, perché in effetti resta sempre un po' più dura Sì, quella parte, basta tagliarla. A sì. volte ci sono delle soluzioni talmente semplici, ma non ci pensiamo, ed È ecco vero. perché è utile anche questa trasmissione. Perfetto, cosa ci facciamo con le Allora, melanzane? sto praticamente riscaldando la padella. E Sì. adesso, senza l'aggiunta di nessun tipo di grasso, farò una cottura, si chiama per conduzione, Sì. poiché l'alimento è a stretto contatto con, in questo caso, metallo. E Benissimo, procederò quindi in questo modo. praticamente le grigliamo. Non è proprio Non è un. proprio un grigliato, perché ovviamente la griglia ha delle linee che quindi vanno proprio a segnare l'alimento. In questo caso facciamo una cottura completamente omogenea. Perfetto, benissimo. Quindi mettiamo a Sì. cucinare per Conduzione, conduzione le conduzione. melanzane. Sì. Oh, e chiaramente aspetteremo che si Sì, cucinino dalla bastano parte davanti e di dietro. Allora, toglimi pochissimi anche un'altra minuti. curiosità. Sì. Le melanzane normalmente vengono messe sotto sale, quindi Sì. anche con un peso, no? Per far Sì. sì che tutto quell'acqua venga fuori. Tu hai fatto lo stesso No, procedimento? in questo caso non mi è utile fare questa cosa, perché l'acqua mi serve anche per mantenere quella morbidezza di cui ti parlavo poco fa. Benissimo. Quindi, Quindi si risparmia assolutamente. anche tempo con questo metodo, Sì. ma non c'è bisogno di tenere per 2, 3, 4 ore queste No. melanzane sotto un peso, trovare il peso e metterle a scolare, poi si sporca anche mezzo Sì. mondo. Ecco, bene.
Oh, questa ricetta che ci stai presentando è tipica quindi della tua zona? Allora, diciamo che questa ricetta ha tre origini in realtà, poiché praticamente ho spento l'acqua erroneamente. Allora, aspetta che te la riaccendo. Allora, qui riaccendiamo l'acqua. Ok, Sì, solo l'acqua va bene. qui a Questo posto. fornello lo possiamo Ah, spegnere. velocissima, visto? Sì, In sì, 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 448 sì. E abbiamo già fatto. come ti dicevo, Sì. ha tre origini. Ha un'origine ovviamente di Parma, perché dal nome Parmigiana, Certo. per l'aggiunta del parmigiano reggiano. Poi ha un'origine siciliana, in realtà la vera, proprio parmigiana, deriva dalla Sicilia, ma a noi napoletani ci piace anche rivisitare un po' i piatti, però ha anche un'origine prettamente napoletana. Ah, sì? Sì, e di solito però si fa friggendo le melanzane. Sì, Io ho infatti. preferito in questo caso questo tipo di cottura per renderle un po' più salutari, perché Certo. ovviamente friggendole il piatto risulta molto pesante. Certo, e sicuramente non fa molto bene, insomma, mangiare il fritto. Invece in questo modo anche chi Sì. non ama il fritto, chi non può mangiarlo, può gustarsi Sì. un bel piatto di parmigiana che tanto piace, ma giustamente a volte non lo si può mangiare proprio per queste ragioni. Sì. Perfetto, quindi Allora. le melanzane le abbiamo Sì. cucinate. Adesso che si fa? Adesso procediamo nel comporre quello che sarà il piatto per poi infornarlo. Bene. Allora, io a casa ho preparato e poi riscaldato Sì. questo sugo, che è ovviamente casereccio, ed è un sugo di pomodoro sammarzano Ho capito, quindi tu hai della preso i mia terra. pomodorini San Marzano, I giusto? pomodori sammarzano, E ne hai sì, fatto questo sughetto. questo Semplice, sugo semplice dunque, non c'è semplice. bisogno di tanti artefatti. No, 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 no. Bene, sempre della tua terra, DOC, Esatto. vengono proprio da lì. Perfetto. Sì. Allora, Andiamo a disporre quindi andiamo a comporre, le sì, questo nostro piatto. Questo è il parmigiano reggiano che utilizzeremo. Sì. E questo, allora, a posto della mozzarella di bufala, che nel piatto originale, appunto, va inserito, io utilizzo della stracciatella. Sarebbe il ripieno della burrata. Ho È capito. un misto di panna e panna è praticamente la parte filamentosa della mozzarella. Ho capito. Comunque la stracciatella noi la compriamo tranquillamente al supermercato, Sì, sì, eh? Basta chiedere della stracciatella. sì, sì. Sì. Io faccio queste osservazioni anche per far capire magari ai nostri amici che è assolutamente semplice poterla trovare, per chi magari non la conosca già, Sì. ovviamente. È di origine pugliese però questa. Ok, ma hai visto quante regioni abbiamo coinvolte? Abbiamo coinvolto intanto Parma, l'abbiamo coinvolto la Campania, Sì. la Ho Puglia, perfetto, ci piace questa cosa. aggiunto uno strato di passata di pomodoro, Sì. aggiungo uno strato di stracciatella Sì. e poi il nostro parmigiano reggiano a Perfetto. scaglie. Ah, ecco, In questo benissimo. modo. E andiamo a comporre un altro strato, facendo sempre la stessa cosa. Uno Ok. strato di melanzana, pomodoro, la La stracciatella. stracciatella. La stracciatella in questo piatto l'hai decisa tu per Sì. fare qualcosa di diverso dal solito, Sì. ma se a qualcuno non dovesse piacere o se qualcuno dovesse avere in casa magari la mozzarella e vuole comunque realizzare questo piatto preso, no, ispirato magari da te, può utilizzare tranquillamente la mozzarella. Sì, cioè è preferibile usare la mozzarella di bufala. Ok, perché che hai di diverso? A parte che la pasta è più dura rispetto al fior di latte, il fior di Sì. Certo. latte quindi tende a rilasciare acqua e in questo caso non ci serve assolutamente. Ho capito. Quindi non deve essere una mozzarella acquosa anche. No, C'è un no, no, no. metodo, se è troppo acquosa la mozzarella, la si può lasciare un po' in frigo magari, eh? Senza busta, si In secca un realtà, pochetto? No. oddio, no. Ricaccia comunque l'acqua, quindi Sì. niente, va bene. E andiamo a mettere un altro strato di parmigiano. Sì. Ecco qui.
Oh, quindi tu hai fatto, tra virgolette, una parmigiana mignon, è giusto? Sì, sì. L'hai fatta questa proprio è una piccolina, una monoporzione. Ecco, chiaramente chi volesse cucinare per tante persone riempie la classica teglia, sempre con questo modo. Sì. Eccoci qua. Sempre rispettando questa tipologia di strato. Bene. Vedete, è davvero semplicissimo, sì, e sbrigativo, perché insomma l'altro metodo, quello che comporta l'infarinatura della melanzana, la friggitura, molto più lungo. È lungo, 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 fa passare la voglia, però poi crea anche problemi magari, no? A livello digestivo o quant'altro. Anche. Ecco, e allora invece noi usiamo il metodo di Vittoria, non solo è più sbrigativo, sicuramente è più salutare. Sì. Ho messo la melanzana come ultimo strato. L'ultima curiosità che volevo togliermi delle melanzane, ho messo un po' di sale? No. Assolutamente al naturale. Sì, perché ci pensa sia il parmigiano che il sugo a compensare la salinità del prodotto. Bene. Per concludere, non aggiungo all'ultimo strato la stracciatella, ma giusto un po' di parmigiano. E vado ad infornare, ovviamente, il forno preriscaldato a circa 180-200 gradi. Perfetto. E andrò a infornare per circa una ventina di minuti, bastano. Perfetto. Il tempo in pratica che si sciolga bene il parmigiano, presumo, e la stracciatella. La stracciatella e si compatti il tutto. Bene. Ecco qua, visto quanto è semplice fare la parmigiana, a volte sembra un'impresa davvero grande, importante, invece col metodo della nostra Vittoria riusciamo a fare una parmigiana leggera, salutare, sicuramente buonissima, poi chiaramente l'assaggeremo. Certo. Il pomodoro, anche questo è importante, no? Perché è fondamentale che il pomodoro che abbiamo messo nella nostra parmigiana sia buono, perché poi chiaramente è lì che si sente, insomma. Sì. Tu l'hai fatti con i San Marzano, giusto? Con San Marzano. Oh, altrimenti l'importante è che sia un pomodoro piuttosto, diciamo così, duretto, rustico. Sì, possiamo dire anche così. In realtà il pomodoro San Marzano è un pomodoro abbastanza dolce, poiché viene ovviamente maturato al sole nelle nostre terre, nella mia terra che è la Campania. E questo conferisce quindi al pomodoro un tipico sapore un po' più dolciastro rispetto agli altri pomodori di serra, ovviamente, che troviamo, certo, che troviamo tutto l'anno, purtroppo, perché ovviamente le industrie devono far fronte al sovrappopolamento. È naturale, naturale. Comunque l'importante è che la consistenza del sughetto sia piuttosto concentrata. Quasi concentrata. Ecco, perché altrimenti se scola tutto non va bene. Sì. Oh, a questo punto ti dedichi al primo, giusto? Sì. Ricordaci un po' qual è appunto il primo che ci presenterai. Farò uno spaghetto con delle cozze e questi pomodorini confì. Adesso scopriremo tra poco di quali pomodorini si tratta, che sono secchi, mi sembra di capire. Sì, ti spiego bene. Perfetto, questa è ancora una ricetta della tua terra? No, questa è una ricetta che ho completamente inventato io. Hai visto? Che brava Vittoria, si inventa anche le ricette. Come l'hai chiamato questo spaghetto? Gli hai dato un nome? No, in realtà non ho dato un nome, è semplicemente uno spaghetto con cozze e pomodorini confì. Perfetto. Semplice. O se non lo chiamiamo spaghetto confì. Ti piace? Come no? Questo è simpatico. Dopo la pubblicità andiamo a vedere come si prepara questo spaghetto con le cozze e i pomodorini confì. A tra poco. Eccoci qua in compagnia della nostra Vittoria, abbiamo intanto infornato una bella parmigiana, poi ricorderemo la procedura quando la vedremo bella pronta, ricorderemo la procedura per realizzarla in maniera molto semplice, direi, veloce e soprattutto salutare. Adesso ci dedichiamo invece a un primo. Vai, raccontaci un po' cosa ci prepari e soprattutto che sono sti pomodorini particolari. Sì. Allora, inizio proprio da questi pomodorini. Questi pomodorini vengono cotti con una procedura che si chiama confì. Questa procedura è una procedura che consiste nel cuocere i pomodorini a bassa temperatura in forno, più o meno, di solito meno 100 gradi, e con ovviamente prolungata. Io le ho cotti per circa 2 ore in forno a una temperatura di 100 gradi più o meno. Oh, intanto spiegami una cosa, sono pomodorini fatti a fettine, sono interi, come sono fatti? Allora, sono
praticamente pomodorini datterini. Ah, eccoli qua, li vedete? Erano interi così. Varietà datterino. Li ho praticamente spaccati a metà, sì. Li ho adagiati su una teglia da forno, sì. Con la parte tagliata rivolta verso l'alto. Mm-hmm. Ho messo della buccia d'arancia, buccia di limone, salvia, origano fresco e erba cipollina. Tutto tagliato molto finemente? Sì, molto finemente. Non ho aggiunto grassi, non né olio, quindi sempre una cottura salutare. E poi ho adagiato del sale e dello zucchero di canna. Ah, zucchero quindi di sono canna. Leggermente agrodolci. Ho capito. Oh, con tutti questi ingredienti li hai infornati, sì, dunque? Sì, li ho infornati. Okay. E fatti cuocere per circa 2 ore due a ore... un centinaio di gradi. Esatto. Perfetto. Una volta tolti dal forno li hai semplicemente messi in un piattino. Sì, questi li aggiungeremo a fine cottura negli spaghetti. Benissimo. Intanto ho comprato delle cozze di provenienza pugliese. Uh-huh. Le cozze fanno parte della famiglia dei molluschi bivalvi e è un pesce che è deperibile molto. Che vuol dire deperibile? Che va consumato fresco, vivo, e se muore ovviamente sono praticamente... immangiabili, certo. Cioè si devono consumare assolutamente freschi. Perfetto. Quindi prima, appena poco prima della cottura, sì, possiamo procedere a togliere il famoso filo. Certo. Altrimenti se lo togliamo tipo un'ora prima le cozze muoiono. Ah, capito? Sì. Mm. Quindi procediamo a togliere il filo. Mm-hmm. La parte. A tutte quante, che è la parte, diciamo, più antipatica, tra virgolette, sì, antipatica e sporca anche. Decisamente, però del resto poi vale la pena, eh? Sì, 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 sì. Insomma, le cozze sono un po' antipatiche da pulire, soprattutto se non sono quelle coltivate, ma sono quelle che andiamo magari a pescare sugli scogli. Sì, sì, assolutamente. Bisogna far 1000 lavaggi, io ne so qualcosa. Però, ecco, se poi bisogna semplicemente togliere il filo, già il problema, sì, è risolto. Intanto puoi mettere un filo di come olio, no, nella padella. Sì. Oddio. No, va bene, va benissimo. Perché non c'era il tappeto. Abbondare non fa male a nessuno. Dai, visto che si è leggeri con le melanzane, sì, un po' d'olio in più non fa niente. Ok. Puoi anche accendere. Ok. Procediamo quindi ad aprire le nostre cozze. Eccoci qua. Uno spicchio di aglio. Mm-hmm. Anche in camicia va bene. Perfetto. Eccoci qua. Appena l'olio è caldo, inseriamo le cozze. E le facciamo aprire. Bene. Perfetto. Quindi dobbiamo attendere qualche istante affinché, sì, appunto, intanto il nostro aglio prenda vigore e poi, sì, andremo a inserire le cozze. Oh, non ti chiedo altro, nel senso che non ti chiedo appunto quanto tempo dovremo attendere, che cosa ne farei di queste cozze, perché poi voglio vederlo nel momento in cui, sì, lo farai in diretta. Sì, dunque, sì, intanto che attendiamo questo momento, mi ricordo che nella puntata precedente mi raccontavi che a gennaio c'era un impegno per te, mi ricordi quale? Sì, partirò per un'accademia, lo ricordo, un'accademia di Rossano Boscolo. E in questa accademia mi formerò proprio da tutti i punti di vista, ovviamente culinari, per poi avviarmi a quella che sarà la mia professione, ovvero di cuoca. Benissimo. E sarà un'esperienza sicuramente importante per me, perché sarò lì per circa 3 mesi e poi farò uno stage in un ristorante di solito stellato, quindi un ristorante molto importante e, certo, anche famoso, e poi mi formerò, farò tutte quelle le mie esperienze e poi si vedrà, insomma. E poi si vedrà e poi vedremo anche che cosa ne penseranno, no, questi chef stellati della tua bravura, magari saranno loro stessi a darti qualche consiglio. Speriamo, perché speriamo. No, oh, ma ricordiamo, perché giustamente chi ci sta seguendo, che magari non ha seguito la puntata precedente, si starà chiedendo: ma questa ragazza è molto precisa, molto preparata anche, no, nella
descrizione dei prodotti, eccetera. Ricordiamo che tu comunque hai frequentato già una sì, scuola importante. Una scuola di cucina, ho fatto un corso di cucina base che mi ha permesso di anche iniziare ad introdurmi nel mondo del lavoro. Infatti ho lavorato in un po' di ristoranti, tra l'altro anche uno qui a Teramo e uno a Giulianova, e questo mi ha permesso di guadagnarmi un po' di soldi e fare esperienza. Poi adesso sto attendendo semplicemente la mia partenza, sono molto in ansia per questo. E certo, quindi anche impegni lavorativi non ne puoi prendere, giustamente, perché no. Sei in partenza. Ed ecco qui che andiamo a mettere le nostre cozze appunto all'interno della padella. Copriamo. Mettiamo anche un bel coperchio, perché, così. Sì, ricordiamo, cioè il coperchio serve per favorire il calore e anche il vapore. Praticamente nella cozza c'è come se ci fosse una camera d'aria, per cui il vapore, ovviamente, il calore, è come se le facesse scoppiare, cioè c'è una sorta di pressione, per cui le cozze poi tendono ad aprirsi. Perfetto, visto quante cose impariamo. Oh, e non metti, chiedo, perché magari ci sono delle abitudini di altre persone, per questa ricetta almeno non metti, che non so, prezzemolo o qualche altro ingrediente, no, niente. Di solito il prezzemolo si sposa molto bene con il pesce, ovviamente anche il vino bianco. In questo caso non uso né vino bianco né prezzemolo, poiché già i pomodori confì hanno una concentrazione di sapore non indifferente, quindi questi mi danno tutto, quindi non ho bisogno assolutamente di introdurre altre spezie, altre cose all'interno di questo piatto. Potrebbero anche nascondere magari il sapore, esatto, vero? Esatto, questa è la cosa fondamentale. La cosa fondamentale appunto in un piatto è di mantenere ben distinti i sapori. Un piatto per essere perfetto ha bisogno di acidità, di dolcezza, di salato, deve essere un equilibrio dei sapori che si devono ben distinguere all'interno del piatto quando noi poi andiamo ad assaggiarlo. Certo, però quanto è precisa la nostra Vittoria, sai a che cosa mi fai pensare? A tutte queste trasmissioni che a livello nazionale, ma soprattutto negli States e quant'altro, fanno sulla cucina, sì. Dove ci sono questi tremendi maestri di cucina che insomma a quei poveri concorrenti gliene dicono di tutti i colori, perché insomma sì, non si è sposato bene, c'è troppo olio, non so, il sapore non è ben delineato, e gli fanno passare i guai. Certo. Secondo me tu saresti una brava concorrente, eh? Non lo so. O una brava maestra di cucina, che sei molto, saresti più brava. Grazie. Forse come coach, insomma, piuttosto che come concorrente. Ti vedo molto bene. Non amo molto le trasmissioni televisive, queste cose qua, perché almeno non amo introdurmi in questo mondo passando attraverso la televisione, perché secondo me se sei bravo, ok. Però se magari sei meno bravo, ti bruciano, cioè la tua carriera è bruciata, penso. Sì, è anche vero. Allora, vado a mettere pochissimo sale all'interno dell'acqua di cottura, poiché la salinità ce la danno ovviamente le cozze. Giusto, quindi poco sale. Sì. Ok. Possiamo anche... Ah, possiamo già inserire i nostri spaghetti? Sì. Perché giustamente abbiamo bisogno anche di poco tempo per le cozze. Cioè una volta che gli spaghetti sono pronti, sono già pronte anche le cozze. Sì, le cozze sono pronte quando si sono aperte tutte quante, come sta appunto, come è successo accadendo adesso. Bene, quindi spegniamo? Sì, spegniamo. Spegnere. Ok, perfetto. E allora andiamo a mettere i nostri spaghetti? Sì, ti farò vedere che li cuocerò. Cioè tipo 2-3 minuti, massimo 4, perché poi finirò la cottura all'interno della capito padella. E allora facciamo così, approfittiamo di questi 3-4 minuti scarsi della cottura in pentola degli spaghetti con la pubblicità. Così una volta tornati andremo a inserire gli spaghetti nella nostra padella con le cozze. A tra poco. Eccoci qua, e allora è quasi il momento, vero, di togliere sì, i nostri spaghetti dalla pentola e di inserirli nella padella con le cozze. Esatto. Eccoci qua. Allora, qui intanto vai. Ho alzato quasi al massimo il fornello perché tra poco appunto inserirò i nostri spaghetti oh, e ci servirà il fuoco vivace per continuare la cottura
una cottura minestrata in questo caso, poiché aggiungerò anche dell'acqua di cottura. Benissimo, ecco perché gli spaghetti, quelli buoni, sono più saporiti, Sì, perché si deve appunto. creare la cremosità. La cremosità è data dal glutine presente all'interno della pasta, cioè il glutine, ci garantisce la cremosità del piatto poi a fine cottura. Possiamo Perfetto. anche tirare fuori i nostri spaghetti. Sono quasi crudi, eh? Certo, infatti vediamo che sono molto rigidi, però giustamente termineranno la cottura nella padella e prenderanno tutto il sapore della cozza e dell'olio, insomma, di tutto ciò che abbiamo messo in padella. Bene. Oh, ci vorrà più tempo però per la cottura o manterrà quella che effettivamente è dello spaghetto? Non ci vorrà più tempo. Penso che con il tempo ci siamo in modo uguale. Eccoci qua. Insomma, oggi abbiamo reso onore anche alla Puglia, oltre che alla Campania. Oh, Sì. ricordiamo che c'è in forno anche la parmigiana, Sì. poi sta ancora cucinando, poi la tireremo fuori, ricorderemo anche come l'abbiamo realizzata. Ecco qua, un po' d'acqua di cottura. Sì, poi con un movimento circolatorio che favorisce appunto la fuoriuscita del glutine, noi continueremo questa cottura. Facciamo Benissimo. salire il calore. Ok, e quasi al massimo la fiamma perché Sì. giustamente deve prendere molto vigore, mi Sì. sembra anche giusto. Andiamo. Ecco qui, è a Capodanno che si prevede, che farai? Capodanno non lo so, sinceramente. Probabilmente andrò a Roma, mi piace molto come città. Roma poi sotto il periodo natalizio immagino, non ci Sì. sono mai stata, ma immagino debba essere meravigliosa, Sì. a meno che causa crisi, spending review e quant'altro, anche lì diminuiranno le luminarie, che dici? Comunque Probabilmente sì. non lavori, questo è poco ma No, 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 sicuro, no, no. non Mi voglio cucinerai godere per qualcosa. almeno. No. Mi voglio godere il Capodanno, poi, perché ovviamente poi sono in partenza, quindi. Giustamente, gli ultimi strascichi. Ascolta, è dalle tue parti, anche se ricordiamo che vivi a Teramo, quindi sicuramente qualche abitudine teramana sarà stata presa. Il giorno di Natale, quali sono le pietanze più in Allora, voga? sì. A Natale c'è pesce. Ah, pesce il giorno di Natale, Sì. o la sera, o la vigilia. La vigilia, scusami. Ah, La ok. vigilia. Si cucina pesce, baccalà, il famoso capitone. Non manca, vero? Non manca Non mai. manca mai, è rigorosamente cotto sulla brace, Ah, nel sì? Ho camino direttamente. capito. E poi ci sono delle verdure, broccoli. Noi li chiamiamo i broccoli di Natale, Perché? e proprio perché Ah, si fanno perché a sì. Vabbè, ma Natale. perché hanno una cottura particolare? No, sono lessi, sono lessi, sì, e poi con del limone sono conditi semplicemente, aglio e Capito. limone. Il baccalà fritto, c'è la frittura di pesce mista e come primo piatto spaghetti alle vongole. Bene, questo è un classico, Sì, della sera di Natale. Ho capito. vedi, come puoi vedere. Si sta già creando la cremosità che io È cerco. vero, sì. Aggiungiamo un altro po' di acqua di cottura. E continuiamo con la nostra cottura. Bene, invece il giorno di Natale cosa si degusta in particolare? Allora, il giorno di Natale, di solito mia nonna, perché ci riuniamo tutti quanti lì, fa della pasta al forno e l'agnello, arrostito sulla brace. Semplice. Molto semplice, non si usa timballi, cose di questo tipo, No, no. pasta al forno, di solito con piselli, carne macinata, panna oppure lasagna, semplice lasagna. Semplice lasagna, ho capito.
E vedi, è diversa un po' questa tradizione da quella prettamente teramana, sì. Dove normalmente si fa il classico timballo, non manca mai anche la chitarrina per chi ha più pazienza. Sì, io ne vado matta. È vero, molto buona con le pallottine. E poi da noi si usa molto il cardo. Non so cosa sia. Vedi, questa è una cosa che devi imparare. Questa mi manca. Questa è una cosa buonissima della tradizione abruzzese in generale. Ed è qualcosa veramente di eccezionale. Si tratta di una verdura praticamente, sì, che viene cucinata. Insomma, la procedura è piuttosto lunga, però devi impararla perché secondo me potrebbe esserti molto utile, sì, anche un domani, anche da esportare al limite. Avresti un grande successo. Qualunque casalinga teramana o qualunque signora teramana ti può semplicemente spiegare come si prepara il famoso cardo. Anzi, sì, faccio un appello alle signore teramane che volessero farci vedere, insomma, la preparazione del cardo in vista del Natale. Mi raccomando, fatevi sentire, basta contattarci, saremo ben lieti di ospitarvi in trasmissione. Bene, bene. Bene, così anche la nostra Vittoria vi seguirà e imparerà anche lei a fare il cardo. Poi magari sì, ci metti anche un po' di tradizione campana, ci metti un po' di tradizione pugliese. E viene un capolavoro. Sì, è sempre dunque, bello mescolare. Bisogna, sì, perché ogni regione poi ha una sua peculiarità. Sì. Benissimo, ci siamo quasi, infatti vedo che lo spaghetto ha assunto una bella parvenza appunto di spaghetto. Sì. Li vedo molto cremosi. Sì. Fai venire voglia di cucinare tu, Vittoria, perché fai le cose con molta semplicità, con molta gentilezza, direi, cucini gentilmente, non so se grazie, si può abbinare per il termine gentile al modo tuo di cucinare, però è molto elegante, grazie, ecco, mettiamolo così. Le donne mancano abbastanza in cucina, infatti si vedono solo uomini, non capisco perché. Lo vorrei secondo sapere me anch'io. Invece le donne hanno, non dico una marcia in più, però ecco, sono più gentili in cucina, forse amano anche di più la materia prima, non lo so, io ho questa impressione. Sì, probabilmente sì. Adesso assaggio per vedere a che punto è. Sì, perché giustamente il bravo cuoco assolutamente assaggia. Sì. Non ci piove. Assaggio. Vediamo un po' che dice questo spaghetto e se sono pronti possiamo impiattare. Sì. Intanto senti questo profumino. Sì, assolutamente sì, infatti ci siamo girate contemporaneamente perché in quel momento è arrivato un bel profumo, sì, dal forno del nostro, della nostra parmigiana. Sì. Ci manca ancora qualche minutino. Benissimo, e aspetteremo volentieri. Belle cozze, belle grandi tra l'altro, che importante, chiaramente... Sì, non cuocerle troppo. A parte che si perde proprio la consistenza perché non devono essere stracotte perché poi si seccano. Invece così, cuocendole poco, rimangono belle succose e morbide. Certo. Il pesce in realtà in genere si deve cuocere poco. È vero, sì. Ascolta, ma questo stesso metodo che abbiamo usato con le cozze lo potremmo usare con le vongole? Sì, assolutamente. Con tutti i molluschi bivalvi appunto di cui ti parlavo. Qui si è spento. Lo riaccendiamo. Sì, riaccendiamo ogni tanto quando la pentola, no? Lascia la base. Sì, sì. A volte si spegne perché giustamente dice non c'è più la pentola, mi sì, spengo. Sì. È intelligente. È intelligente. E invece no, la pentola torna e dobbiamo riaccendere. Ecco qua. E come giustamente diceva Vittoria, si è creata, io da qui la vedo, non so se da casa riescono a percepirla, vedo una sorta di sughetto cremoso. Cremina, sì, decisamente sì, sembra quasi che ci sia della farina. Esatto, poi infatti di solito le signore in tempi addietro utilizzavano proprio la farina per rendere un po' più cremoso magari una sostanza più liquida, però... Oggigiorno non si usa più perché la farina poi rilascia anche quel sapore che non è molto gradevole al palato. È vero. Ci sono anche altri sostituti, tipo la maizena, proprio un addensante, e sempre c'ha la consistenza di una farina, però è composto da fecola di patata.
la classica patata che viene messa all'interno di un brodo, eccetera, può dare cremosità, un po' più di cremosità al piatto. Perché ecco perché contiene... ci si mette la patata nel brodo? Per sì. dare cremosità? No, oddio, anche. Dipende, sì. Anche per questo, delle minestre. Non ci ho mai pensato. Sì. Sono... Sono molto incuriosita da queste cose perché a volte uno fa il brodo e ci mette la classica patata, il sedano, la carota, perché si fa così? Però giustamente noi non sappiamo il perché, lo facciamo perché così ci hanno insegnato, sì. Ecco perché ci si mette anche la patata. Anche per esempio la volta scorsa ho fatto quel fondo bruno, sì. Se volevo appunto creare un po' più di cremosità per condire, per dirti un filetto di carne, potevo aggiungere tranquillamente una patata, assolutamente, per appunto creare questa cremosità. Allora, qui ci siamo. Ok. Possiamo spegnere la fiamma. Possiamo spegnere. Possiamo anche spegnere il nostro forno. Il nostro forno. Oh, io vi voglio far notare che adesso la nostra Vittoria se l'è presa davvero con tantissima calma, no? Perché giustamente il tempo lo abbiamo, però in poco più di mezz'ora noi abbiamo realizzato praticamente un primo e un secondo, certo, sì. Una porzione abbiamo fatto di parmigiana, chiaramente farla più persone avrebbe impiegato più tempo, però in un'oretta noi siamo riusciti, parlo sempre al plurale, ma ha fatto tutto lei ovviamente, a presentare un ottimo primo e un ottimo secondo. Io sì. Questo lo sottolineo sempre perché giustamente a volte si vuole fare anche una bella figura con degli amici che magari all'ultimo momento ci dicono che saranno a cena, e fare una bella figura con un'oretta di orologio è possibile. Sì, a fuoco spento andrò ad introdurre i miei pomodorini. Oh, poi ricorderemo per chi si fosse sintonizzato solo adesso per quale ragione si chiamano pomodorini confì e come li abbiamo fatti, come li abbiamo realizzati. Chiaramente la nostra Vittoria li ha portati già pronti perché richiedono una cottura piuttosto lunga. Procederò semplicemente a mantecare il tutto. Poi possiamo anche impiattare. Ecco qui, prendiamo un bel piatto da portata. Sì, con l'aiuto di un mestolo e un forchettone. Ecco. Impariamo ad impiattare, impariamo un po' come si fa per mostrare anche il piatto in un certo modo ai nostri ospiti. Non dico che insomma nella quotidianità bisogna fare tutto ciò, però quando vogliamo fare bella figura... Sì, creeremo il classico nido. Eccolo qua. Visto? Meraviglioso. Come puoi vedere questa cremina... Sì. È molto visibile, sì. Io non so se da casa si riesce ad apprezzare, però effettivamente è uno spaghetto che ha un non so che di cremoso, ecco, appunto quella cremina che la nostra Vittoria ha creato grazie al glutine, giusto, della pasta, avendoli cucinati questi spaghetti per la maggior parte del tempo nella padella e con le cozze. Sì. Ed ecco il nostro piatto che sta prendendo forma. Eccolo qui, il pomodorino che giustamente in cima al nido per avere... Sì, ecco, e questo è il nostro piatto. E il piatto è servito. Guardate che meraviglia, adesso con il nostro Simone D'Ostagno, eccolo qui, vediamo questo primo piano. Vediamo, lo faccio anche girare, così lo vediamo in tutto il suo splendore. Eccoci qui. Ed ecco qui le cozze con gli spaghetti con cozze e pomodorini confì. Ok, e allora, ma la nostra parmigiana che fine ha fatto? Lo scopriamo tra poco dopo la pubblicità. Eccoci qui, e allora il nostro spaghetto con cozze e pomodorini macri. Si chiamano macri? No. Confì. Vabbè, io purtroppo non sono avvezza a questi nomignoli. Confì. Sì. Oh, ma perché confì? Non so, si chiamano così e basta. Però, vabbè, sì. Confì. Ok, sono pronti. Ma adesso dobbiamo vedere il nostro secondo, ovvero la parmigiana. Dunque, eccola qui. L'abbiamo tolta dal forno. Sì,
e le andiamo semplicemente ad impiattare. Ecco, con molta semplicità. Sì. Oh, vedete che carina. Queste io ne farei tante così, diciamo. Sì. Invece di fare una teglia unica, farei in effetti tante piccole monoporzioni perché secondo me Sono molto carine, sì, sì. molto simpatiche. Ecco Allora qua. l'adagio al centro del piatto Sì. e poi andiamo a contornarlo con un po' di buccia di mandarino. Vedete, il tocco di classe, eccolo qua. Sì, Proprio per dare un po' di colore, più che per gusto, vero? È questione anche un po' proprio. di profumo, eh. Ecco. Poi andiamo a richiamare i prodotti inseriti all'interno, quindi il parmigiano a scaglie sempre. Profumo questo mandarino, hai Sì. dato Del appena una grattugiatina e si sente un profumino tremendo, buonissimo. basilico. Eccolo lì, il basilico che ci sta sempre bene quando si tratta di sughetto. E poi semplicemente due fettine di pane. Ecco qui, perché non solo ci aiuteranno nel degustare questa parmigiana, ma anche chiaramente per una questione estetica. Sì. Sì. Ecco qui, è la nostra parmigiana, è pronta. Allora, un ottimo primo, un ottimo secondo e complimenti, che dire Grazie. Vittoria. Adesso chiaramente assaggeremo il tutto, ma si vede comunque già nella cottura, nell'aspetto, dai profumi, che è veramente qualcosa di eccezionale. Però, siccome molti telespettatori magari sono appena tornati adesso da fare la spesa o dal lavoro oppure stavano seguendo chissà poi perché qualche altro programma, Sì. allora andiamo un po' a ricordare soprattutto questa parmigiana come l'abbiamo realizzata, Vittoria. Sì. Ho praticamente scottato con, ricordiamo, la cottura a conduzione, cioè la melanzana è stretto contatto con la parte metallica della pentola, pochi minuti, 2 minuti per lato circa, e a parte ho realizzato la passata di pomodoro, il sugo, l'ho cotto facendo semplicemente un soffritto di sedano, carota, cipolla e ho cotto questo sugo. Dopodiché ho diciamo iniziato a comporre questo piatto inserendo dapprima la fettina di melanzana, poi il sugo, poi la burrata, no, la burrata, La stracciatella, la stracciatella e una grattata il di parmigiano, parmigiano. ecco qui. Sì. Oh, voglio ricordare, come vedete bene, che la nostra Vittoria, intelligentemente, che cosa ha fatto? Ha tolto la parte viola della Sì, lo melanzana, la ricordiamo. parte esterna, perché giustamente è più dura, quindi magari quando andiamo in effetti a mangiare la parmigiana, ci resta sempre Sì, quella parte infatti. esterna che non si vuole tagliare. E il metodo è semplice, lo togliamo e il problema è risolto, perciò vedete anche esteticamente è molto più carina Sì. Per questa monoporzione di parmigiana. dare quasi quell'idea di cremosità, di morbidezza, quella che io avevo in mente per questo piatto. Bene. E poi ho infornato per circa 20 minuti, mezz'ora, e a 180, massimo 200 gradi. Ascolta, e se qualche signora volesse fare la stessa cosa, ma avesse paura, no, che la torretta che hai realizzato, Oscilli. oscilli e che quindi si sfasci tutto, si possono utilizzare eventualmente, sai, quelle formine, non so, Sì, eccola qua. di... Ah, Infatti ecco. l'avevo portata per l'appunto per far vedere lo spessore, non lo spessore, Il il diametro? diametro, sì, della melanzana e se vogliamo proprio non far crollare la nostra opera d'arte, possiamo inserire questo in Tutto forno. lì, Sì, sì, ecco, sì, sì, sì. perfetto. Oppure limite una vaschetta di alluminio semplicemente? Sì, se la vogliamo fare più piatta. Certo, eventualmente verrà una sorta di tortina, però almeno siamo sicuri che non cade il tutto, Sì. perché può succedere, Sì, insomma, sì, se sì, si fanno sì, sì. diversi strati di melanzana,
chiaramente Capita. può succedere, soprattutto se ne sono diversi, o magari abbiamo un po' di fretta, prendiamo la teglia al volo e crolla Crolla tutto. tutto. E allora magari ci possiamo aiutare con delle formine. Sì. Oh, e questa è la nostra parmigiana che, come avete visto, è semplicissima da realizzare e soprattutto è molto salutare. Sì. Ma poi abbiamo realizzato i nostri spaghetti che subito dopo la sigla, credetemi, andremo ad assaggiare, sicuramente resteremo esterrefatti, che la nostra Vittoria ha preparato con dei pomodorini particolari. Io però voglio anche suggerire ai nostri amici a casa che i pomodorini che tu hai preparato e che adesso ci ricorderai come hai fatto, chiaramente richiedono molto tempo. Non tutti ovviamente hanno voglia, no, di... Però, lo stesso metodo che ha usato la nostra Vittoria per cucinare gli spaghetti con le cozze lo possiamo usare anche senza pomodorini, voglio dire. Cioè, riusciamo a Certamente. fare uno spaghetto con le cozze buonissimo, proprio col metodo usato da Esatto, con quel Vittoria. metodo che è fondamentale per la fuoriuscita, ricordiamo, del glutine. L'ho realizzato da prima cuocendo questi pomodorini datterini spaccati a metà, posti all'interno di una teglia con carta forno e conditi con le erbe, qualsiasi erba vogliamo, l'importante è che non sia troppo forte perché poi tende a prevalere nel piatto. In realtà il mio intento è quello di separare i vari sapori. Quindi delle erbe, dello zucchero di canna, del sale, e scorza di arancia e scorza di limone. Questo dà Bello. un profumo e dà un sapore, poi lo vedrai, ai nostri pomodorini. Poi ho Certo. semplicemente fatto aprire le cozze in una teglia con dell'olio e dell'aglio, le ho fatte aprire, ricordiamo, con il coperchio perché è importante che si crei del vapore all'interno della nostra pentola per far sì che le cozze si aprano più facilmente e anche individuare quelle morte che ovviamente non si Certo. aprono e quindi vanno assolutamente buttate perché poi possono danneggiare proprio il nostro piatto. E faccio bollire, cuocere la pasta per circa 2-3 minuti all'interno della nostra acqua. Poi passerò gli spaghetti all'interno della pentola dove abbiamo fatto aprire le cozze e procederò con una cottura minestrata perché aggiungerò anche un po' di acqua di cottura. I nostri spaghetti li cuocerò in questo modo. E con un movimento circolatorio utilizzando o una pinza oppure un forchettone, creerò quindi la cremosità che mi serve per questo piatto. Il gioco è fatto, infatti si è creata una sorta di cremina, sembrava quasi, l'abbiamo detto, che ci fosse della farina che non c'era, era il glutine, no? Che dà Sì. quella cremosità. E che dire a questo punto? Buon appetito, eh? Adesso chiaramente degusteremo questi piatti, sicuramente resteremo estasiati perché insomma mi sembra che sia tutto particolarmente buono. Vittoria, che dire? Io ti ringrazio di cuore per essere stata Grazie a con noi, voi. per averci dato tutte queste belle informazioni. E a questo punto io ti faccio i miei migliori in bocca al lupo per il tuo Grazie, futuro, mi auguro che grazie. vada molto bene. 3 mesi di corso? 3 mesi di corso e poi circa 5-6 mesi di tirocinio. Caspita, però tornerai tra il corso e il tirocinio a Assolutamente, Teramo. Oh, e certo. allora promettimi che appena Sì. terminerai i 3 mesi di corso, quindi intorno a marzo-aprile, Sì, tornerai a non c'è trovarci. problema. Oh, e ci farai vedere magari qualcosa che in particolare hai imparato in questa scuola, ci racconterai un po' tutto. Come no? Ci farai vedere un po' come questa bravissima ragazza che si vede ami proprio la cucina, Sì, ami sì, sì, sì. proprio tutto della cucina, non soltanto cucinare, ma proprio il cibo nella Sì. sua interezza. Vediamo un po' cos'altro ha imparato la nostra Vittoria Iaderosa. Ti ringrazio di cuore. Grazie a In voi. bocca al lupo, mi Grazie. raccomando, forza e coraggio che secondo me ti rivedremo più in là, chissà in quale ristorante Speriamo. stellato, te lo auguro di cuore. Grazie anche a voi per essere stati con noi, buon appetito a tutti, noi con la cucina ci vediamo giovedì prossimo, ma naturalmente come ben sapete la cucina è presente quotidianamente su Teleponte alle 12:30 puntuali. Arrivederci e buon fine settimana a tutti.